Salve a tutti, siamo con l'arciprete di Bivona, Don Giuseppe Castellano, il quale sta organizzando con il Consiglio Pastorale una fiaccolata contro il racket e la mafia. Avete già realizzato un manifesto pubblico Cittadini. affisso per le vie cittadine. I dirigenti scolastici sono stati cointeressati, hanno dato disponibilità per una tavola rotonda prima da fare nelle ultime classi delle rispettive scuole, che in Bivona ci sono, e poi assieme preventivare una manifestazione con una possibile messa alla presenza anche dell'arcivescovo, delle autorità, prefetto, questore, presidente anti-racket e altri, che daranno la loro adesione. E dopo la messa in celebrativa ci sarà una manifestazione per le vie del paese con brevi interventi conclusivi. Nell'organizzazione di questa iniziativa state riscontrando la collaborazione dei cittadini, un certo Collaborazione di entusiasmo? tutti i dirigenti alle varie strutture che in Bivona esistono, quindi INPS, ASL, poi dirigenti scolastici, giudici di pace e altre persone che hanno preso coscienza della realtà che ormai si dilaga a macchia d'olio in tutta la Sicilia, oltre che in Italia. Come considera il gesto del concittadino, del suo concittadino Ignazio Cutrò, che ha deciso di ribellarsi al racket denunciando intimidazioni, minacce, un gesto significativo anche per la comunità? È un gesto ottimale perché è in sintonia con quanto Gesù Cristo ci ha insegnato e con quanto Dio stesso, leggiamo nei primi capitoli della Bibbia, ci dice quando chiama Caino per nome, il sangue di tuo fratello vide giustizia davanti a me.